La cultura di Carino. Carino è la più grande felicità di coloro che sono amati e innamorati. Perché le persone carine sono amate così tanto? E solo la persona che ama così tanto capisce il grande valore della felicità che si chiama carina con tutti. Quindi, quando una persona presa una colpa per qualcuno, quando l'amore diventa appassionato e ardente, nessuna coppia era felice insieme senza il fuoco di passione che si chiama carino. In realtà, carino non è un titolo, ricchezza, status sociale. Sono le cause che ci rendono qualcuno diventare una persona odiosa e intrattabile. Perché quando una persona ha un piccolo status sociale, abusa della propria autorità, si può diventare una persona arrogante e ridicolo. Quando una persona ha un po' di gloria, si può diventare una persona sprezzante e distingue i nobili e plebei. E poi, carina viene mutilata, rimossa senza pietà. Nella vita, così tante persone che quando le incontriamo siamo sempre sorpresi e delusi di renderci conto che non sono più carini come sempre, non più carini come una volta, e in loro carino è solo una cosa del passato. I ricordi di quel giorno sono finiti. L'immagine sbiadita di quel giorno è così lontana. Ci sono solo l'odio, lo sprezzante, il difficile per andare d'accordo. E così, carino può essere presente solo in un cuore amorevole, in una persona che sa di essere amato. Poiché il cuore ha l'amore, c'è una chiara. Il cuore ha l'amore, c'è un viso sorridente e carino. Il cuore è pieno d'amore. Ci sono le parole amichevoli e carine. Il cuore è pieno d'amore. C'è l'atteggiamento carino e generoso. Perché se qualcuno sa che è amato da tutti, allora il suo cuore si irradierà in modo carino. Il suo atteggiamento, i suoi gesti saranno carini e la sua vita sarà meravigliosa e adorabile. La cultura di Carino. Carina è la più grande felicità di coloro che sono amati e innamorati. Perché le persone carine sono amate così tanto? E solo la persona che ama così tanto capisce il grande valore della felicità che si chiama carina con tutti. Quindi, quando una persona presa una colpa per qualcuno, quando l'amore diventa appassionato e ardente, nessuna coppia era felice insieme senza il fuoco
di passione che si chiama carino. Pranta, nessuno può vivere per negare l'amore. Raramente le persone imparano a capire l'amore, meno studiano per sapere come amare, ma ci non possono evitare il potere che controlla, domina, influenza sempre sulla vita quotidiana dell'amore. Perché una ragione semplice ma sempre fondamentale. Cioè, l'uomo nasce dall'amore per desiderare incessantemente di amare e essere amato. Come una condizione requisito e indispensabile per la felicità. Quindi, quando possiamo avere tutto sul mondo, ma non abbiamo il presente da amare, allora ci ancora troviamo solitario, infelici e sfortunato. Se l'amore è importante, necessario, è indispensabile nella nostra vita. La solitudine è sempre il risultato di illusione e arroganza, perché per ognuno, con tutti i mezzi, meritano di essere amato. Il problema è se sono consapevoli della propria natura umana o no. Va bene, nella vita nessuno non ama e non è amato, perché l'amore è un grande dono di Dio per tutte le persone ed è un meraviglioso tesoro di felicità che l'uomo è libero di usare e capace di dare come il dono. Quindi, il rifiuto del nostro amare e dell'amore per gli altri, così come l'ignoranza dell'amore che dovremmo offrire e dell'amore che riceviamo, sono atti di perdere seriamente noi stessi. È molto pietoso. Riconoscendo l'amore nella nostra vita, non è solo una condizione per vivere felici, ma anche una ragione per amare se stessi e amare le persone. Con un senso di amore, saremo carini innocentemente per gli inferiori nella società e più deboli di noi. Perché il vero amore è pieno di compassione e sincerità, con il sottile sentimento di chi è innamorato. Siamo semplicemente carini per coloro che hanno bisogno di noi, perché il vero amore porta gentilezza, umanità. Con l'abbondante gioia dell'amore, siamo dolci ma coraggiosi, carini con loro che non sono molto amichevoli con noi. L'amore è come una pianta rara che produce bellissimi fiori solo quando è curata dalla generosità e dalla tolleranza. E con la felicità dell'amore siamo gentilmente carini verso coloro per i quali abbiamo una vita di gratitudine, un profondo amore
di gratitudine. Desiderei che ti incontrassi sempre le persone carine sulla strada della vita, perché nella vita una bellissima cosa è essere accompagnati con amici carini, condividendo un percorso con i simpatici piedi di persone carine. Il percorso della vita sarà meno stanco. Il duro lavoro, la storia di vita saranno meno difficili, stressanti, e il lavoro della vita sarà meno pesante e più difficile. Ma affinché il sogno si realizzi, tu ed io cerchiamo costantemente di diventare amici carini sul nostro percorso. Persone carine con sentimenti carini, parole carine, sorrisi carini, occhi carini, gesti carini, stile di vita carino, e una vita tutta carina quando costantemente consapevole che ti amo molto e sono molto innamorato. So many things I see that I would like to remedy and save the world from this insanity. And if we all could shift our focus on the positive, we'd know the answer is to live and let live. Life's a puzzle incomplete, and everybody is a piece. Through empathy and human kindness, we'd be the change we wish to see. This is all. To grow beyond power and greed, with selflessness we'll plant the seed. This is our world and the revolution has begun. Choose acceptance.